Ciao, sono Luca e in questo video vedremo un principio per rendere il tuo allenamento ancora più efficace nell'aumentare la massa muscolare. Ti rimando agli altri miei video per appunto gli altri principi, in questo caso parleremo del Platoon System. Come funziona? Beh, è molto semplice. Per fartelo capire usiamo come riferimento il curl fatto con manubri. Quello che vai a fare sono praticamente, diciamo, inizi con 10 ripetizioni fatte nell'arco, diciamo, nel range inferiore del movimento. Quindi invece di fare, diciamo, il movimento completo, farai 10 ripetizioni arrivando praticamente fino a metà, quindi con il braccio a 90 gradi. Quindi 10 ripetizioni nell'arco di movimento più inferiore. 10 ripetizioni, dopodiché ne fai 10 soltanto partendo appunto con il braccio a 90 gradi e andando fino su in contrazione. Quindi 10 fermandoti a metà, dopodiché riparti da metà e ne fai 10 fermandoti qui, quindi vai su e ti fermi e vai, diciamo, in questa posizione qua, dopodiché altre 10 con il movimento completo, ok? Quindi in totale saranno, diciamo, 3 movimenti. Nelle prime 10 ripetizioni ti fermi qua, nelle seconde 10, diciamo, parti da metà e vai fino in su, infine le ultime 10 movimento completo, ok? Sembra, diciamo, una cosa un po' strana, nel senso che ovviamente si parla sempre di fare un movimento completo in termini di efficacia, però ti posso garantire che io l'ho provato e veramente veramente molto peso, nel senso che il numero di ripetizioni diventa abbastanza alto, quindi anche con un peso leggero comunque il muscolo è veramente colpito in maniera molto importante. Sicuramente è qualcosa di veramente diverso, perché non vai a fare il movimento completo ma fai le prime 10 ripetizioni, potrebbero essere anche le prime 7, le prime 5, comunque il primo terzo di ripetizione fermandoti a 90 gradi, il secondo terzo, diciamo, da 90 gradi fin su in contrazione, dopodiché movimento completo nell'ultimo terzo del tuo esercizio. E quindi, ripeto, si può applicare, in questo caso ho fatto l'esempio del curl fatto con manubri, si può applicare in qualsiasi tipo di movimento, quindi ad esempio anche la panca piana piuttosto che lo squat, è sicuramente qualcosa di un po' di diverso, quindi prova un attimo, provalo una volta con un peso molto leggero per farci la mano, però ancora una volta può essere un qualcosa per rendere il tuo allenamento più divertente, innovativo, un po' diverso dal solito, colpire le muscoli in maniera diversa, quindi in definitiva anche avere migliori risultati. Spero quindi che la spiegazione fosse chiara. Ripeto, puoi applicare questo principio a qualsiasi gruppo muscolare, a qualsiasi tipo di movimento, quindi anche la panca piana, lo squat, i rematori. Provalo con un peso molto leggero, perché ti garantisco veramente molto peso e anche molto efficace. Come sempre ti suggerisco di seguirmi anche su Facebook e sul mio sito, e puoi controllare anche nel mio store per trovare tantissimi prodotti utili per il tuo obiettivo. Ciao!